Sta spopolando anche in Italia WeWord, l'applicazione fenomeno del momento che ricompensa gli utenti per i passi che fanno durante il giorno. Questa interessante app è già in cima alla classifica dell'App Store di iOS con oltre 700.000 download e si candida a diventare molto presto il fenomeno del 2022. Ma come funziona esattamente? Prima di proseguire, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Il funzionamento è molto semplice. Dopo l'installazione dell'app da App Store, oppure dal Play Store per gli smartphone Android, WeWord chiederà all'utente di inserire i suoi dati personali di base, tra cui l'età, il sesso e l'altezza. In seguito a questa breve fase di impostazione, si verrà catapultati nell'applicazione vera e propria, che spiegherà con un breve tutorial come ottenere premi in base ai passi effettuati. I guadagni non saranno direttamente in euro, e la valuta interna, se così si può definire, è stata battezzata WeWord. Ogni 1500 passi la piattaforma riconoscerà all'utente un WeWord. Ogni 3000 passi, invece, i WeWord saranno 3, fino ad un massimo di 25 per 20.000 passi. Questi crediti potranno essere accumulati nel tempo e riscattati a discrezione dell'utente nella sezione Regali dell'applicazione. WeWord consentirà di convertire il proprio bilancio in buoni sconto, ma anche in premi fisici e denaro reale. Si potranno fare donazioni partecipative ma anche bonifici da 15, 30 o 60 euro, trasformando rispettivamente 3.000, 6.000 e 12.000 WeWord. Sono disponibili anche premi fisici, come l'iPhone 11 da 64 GB a 110.000 WeWord. Da questi numeri è possibile capire che il sistema richiede un'attività fisica importante e costante per ottenere riconoscimenti importanti. Una delle caratteristiche fondamentali per guadagnare su WeWord è la convalida. Al termine di ogni giornata, infatti, viene richiesto all'utente di convalidare i passi per non correre il rischio di perderli. L'idea di lanciare WeWord è del francese Yves Banchimol e nella nazione transalpina il lancio è avvenuto nel 2019. Negli ultimi due anni, dall'idea dell'applicazione, la piattaforma ha raccolto oltre 5 milioni di utenti e una community molto attiva. All'aumentare dell'utenza e dei numeri, l'app ha catturato l'attenzione anche di altre aziende interessate a siglare partnership con WeWord per portare contenuti e offerte nella piattaforma. Per questo motivo, nella sezione promozioni si potranno ottenere WeWord in cambio di attività da compiere su altri siti web, tra cui le spese effettuate su portali come Booking, Sephora, Decathlon e Nike, ma anche acquisti tech brandizzati Canon oppure Samsung. Insomma, le possibilità per accrescere il proprio portafoglio di WeWord sono molte e variegate, ma non dimentichiamoci l'obiettivo iniziale, come ricorda la stessa azienda sul suo sito ufficiale. Camminare è il mezzo di trasporto meno inquinante e soprattutto salutare. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate di WeWord e del suo obiettivo di aiutarci a camminare di più? Fatecelo sapere come sempre nello spazio dedicato ai commenti.